Walter è stato assolto in quanto dichiarato non colpevole di voler spacciare ciò che invece aveva necessità di consumare per uso terapeutico. E quindi il fatto non ci sia. Walter De Benedetto è stato assolto, questo quanto stabilito dal Tribunale di Arezzo, chiamato a decidere sull'accusa di coltivazione di sostanza stupefacente in concorso, cannabis nello specifico, che il 49enne aretino affetto da una grave forma di artrite reumatoide coltivava per scopi terapeutici. Ho avuto molta paura, però alla fine ha vinto il buon senso e si è dimostrato anche stavolta una sentenza, a mio avviso, equa e leale, e finalmente posso dire è finita. Posso dormire e sonni tranquilli. Walter De Benedetto ha sempre sostenuto di aver utilizzato la cannabis coltivata nella serra che vedete alle mie spalle ad uso terapeutico per lenire almeno in parte i lancinanti dolori che gli provoca la malattia. La quantità fornita dal sistema sanitario, circa un grammo, infatti non gli era più sufficiente. Speriamo che oggi sia una data di inizio invece per i tanti Walter che ci sono in Italia e sia soprattutto un monito perché i tanti Walter in Italia non debbano ricorrere, non debbano proprio entrare in tribunale, e quindi speriamo che questo sia anche un monito per la buona politica, per finalmente prendere la penna in mano e correggere le distonie che ci sono. E alzare anche i dosaggi della cannabis per uso terapeutico a carico del sistema sanitario nazionale. Si conclude oggi così questa vicenda con una sentenza destinata a fare storia. Mettiamo un pochino di civiltà e dignità nella vita a tutti quanti con questa piccola sentenza. Tante le associazioni ed i partiti in prima linea a sostegno di Walter, presenti ad Arezzo questa mattina e in altri 18 tribunali in tutta Italia. Dal 2007 ad oggi, nonostante la cannabis medica sia legale, non è garantita, perché il nostro Stato ne produce poca, perché c'è poca informazione e perché c'è un tabù ideologico forte, resistentissimo. Anche il mondo della musica si è mobilitato con una canzone dedicata a Walter. Ci sembrava giusto oggi essere qua per ribadire l'importanza di certe lotte, diciamo, pacifiche, perché noi siamo musicisti e le nostre armi sono queste: il mandolino, la chitarra, il basso, la batteria. E niente, siamo qua sperando di poter dare una mano nel nostro piccolo, e che ci sia un po' di giustizia e quantomeno diritto alla cura. Io sto con Walter.